La Sicilia ai tempi della Magna Grecia era senz'altro un mondo meraviglioso. Il nome stesso, Magna Grecia, significava la creazione di un sistema di cittadine costiere, di porti, che parlavano di una potenza e di una magnificenza che arrivava a superare la ricchezza della madre patria da cui questi coloni provenivano. Siracusa diventò la capitale di questa nuova entità greca. In certi periodi storici Siracusa si pose a un livello uguale se non superiore alla stessa Atene. Dai greci la lezione sul senso della bellezza, che sia naturale o che sia artistica, dovrebbe rimanere vivo in noi, in modo che insomma ne siamo degni eredi e degni continuatori. Andiamo ragazzi! Ragazzi, si torna al pullman all'1:30! Portatevi il panino perché poi se avete fame! Il corso nasce per far conoscere questa parte di Sicilia del sud-est che è poco conosciuta, ad eccezione di Siracusa. Tutti gli altri centri minori hanno avuto l'imprinting della grande città greca. Il più bello è Palazzo Lacreide, che conserva uno dei più piccoli teatri della Grecia con un'acustica eccezionale. I balconi dei palazzi, le facciate della chiesa che abbiamo visto a Palazzolo raccontavano le volontà di manifestare da parte delle famiglie che le abitavano i segni del loro prestigio, del loro rango. Palazzolo Acreide è stata una scoperta incredibile. Noi oggi faremo questo viaggio per scoprire come riesce a trasformare l'uomo un territorio, a proteggerlo e a renderlo un luogo unico, di grandissimo interesse naturalistico, o a distruggere un luogo e a combinare tutta una serie di danni. Con il corso del CAI abbiamo percorso in lungo e in largo la costa della Sicilia sud-orientale, con le sue caratteristiche aree umide costiere, delle zone d'acqua fondamentali per la migrazione degli uccelli da e per l'Europa. Questi uccelli due volte l'anno percorrono questi importanti corridoi per spostarsi dai siti di nidificazione ai siti di svernamento, e quando arrivano nella Sicilia sud-orientale questi animali incontrano l'ultimo lembo di terra prima della grande attraversata. Una volta che staccano il volo verso l'Africa in autunno, avranno solo mare, 360 chilometri che dividono l'Europa dall'Africa. In primavera è il primo luogo di sosta dopo la grande attraversata. La Sicilia sud-orientale ha un ruolo fondamentale per la migrazione degli uccelli europei. In Sicilia natura e storia vanno di pari passo. Si alternano gli ecosistemi, poi trovi i segni dell'uomo che si adattano in maniera perfetta al territorio. E la tonnara di Vendicari, con la sua pietra renaria, che di sera al tramonto si veste di un color oro incredibile, fa parte di questa vita ecosistemica di questo territorio. Thank you.
Il segreto di questi corsi deriva dalla potenzialità di quello che abbiamo messo in gioco, le persone del territorio, che lo conoscono e lo sanno raccontare, persone che trasmettono passione per il proprio territorio e la bellezza delle cose da vedere, da scoprire, da conoscere, da raccontare. Un attimo di emozione, perché è una strada di 2700 anni, dal Tempio di Apollo via Cavour al Tempio di Atena. Come 2700 anni fa si fa il corteo e qua generalmente si pronuncia un discorso. Le dinamiche urbanistiche di questa città non sono cambiate in nulla. Credo fermamente che in questa città si possa vedere quello che l'eredità del mondo greco ci ha lasciato. Nei templi siracusani, nella disposizione urbanistica delle strade di Ortigia e comunque dell'intera Siracusa, si vede trovare un equilibrio in quelle forze opposte e dialettiche che sono la razionalità, chiamata con spirito apollineo, se vogliamo rapportarci al mondo greco, e dall'altra parte lo spirito vitale, l'emozione, la fantasia, che è lo spirito dionisiaco. L'equilibrio nasce dal senso profondo dell'umanissima fragilità. Ecco, Siracusa è questo. In questi 5 giorni ci siamo mossi nel tempo e nello spazio. Il tempo parte dalle necropoli di Pantalica e arriva alle stagioni successive, quelle del barocco, delle tante forme di cultura e civiltà che su questa terra si sono sovrapposte e sedimentate. Ma muoversi nello spazio ha significato anche un excursus altitudinale. Abbiamo quindi connesso ambienti, situazioni, paesaggi diversi che si alzavano progressivamente verso le quote montane dell'entroterra. Tante emozioni che credo costituiranno patrimonio di esperienza, un bagaglio che chi è stato qui presente si porterà a casa. Il corso è arrivato alla conclusione, siamo nella città di Noto. La Sicilia è splendida e noi abbiamo assaggiato alcune delle bellezze, le bellezze naturalistiche e le bellezze artistiche che sono stupefacenti. Quindi noi torniamo a scuola più ricchi e possiamo dare ai nostri alunni un'esperienza diversa rispetto a quella che si fa dentro le aule. Questi corsi CAI hanno permesso a noi docenti che veniamo da tutta l'Italia di poterci relazionare, confrontare e ci portiamo a casa un bellissimo ricordo da trasferire ai nostri ragazzi che hanno bisogno di tanta cultura. Queste esperienze rimarcano in maniera ancora più evidente il nostro ruolo di mediatori nel trasmettere conoscenza, accompagnata però all'emotività e all'entusiasmo dell'uscita pratica sul territorio. Porto a casa e quindi trasporrò i miei alunni, soprattutto i ragazzini più giovani e di prima, gli aspetti proprio didattici che ho conosciuto sulla Magna Grecia e poi spero di poter condividere con loro la stessa passione, proprio farla uscire, che ho visto in questi giorni, che ho potuto toccare con mano. Ecco, la passione penso sia la spinta propulsiva per tutti noi.